Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Nina e oggi mi accompagnerete nella realizzazione di un acquarello che ha come tema un colore, il viola. Ho partecipato ad un contest ultimamente e ho realizzato questo lavoro proprio per questa sfida organizzata da Altro Spazio Arte, che saluto. Se siete curiosi potete trovarli su Instagram, poi magari sotto vi metto il link. Intanto, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a condividere i miei video. Tra poco arriveremo a 1000 iscritti, sono davvero emozionata e grata a tutti voi e sto pensando a come festeggiare. Come sempre, decido di mettermi alla prova con un soggetto che amo, gli alberi. Mi sono ispirata ad una foto che ho scattato io stessa durante una visita ad una fonte molto famosa qui in Sardegna. Si chiama San Leonardo. Quella mattina la luce era davvero incredibile e filtrava attraverso i rami, rendendo tutto molto suggestivo. Ma ora iniziamo con il tutorial. Dopo aver disegnato il tronco principale con una matita HB, spruzzo dell'acqua pulita e la spargo con una pennellessa su tutto il foglio in maniera omogenea. Attendo qualche secondo che la carta assorba l'acqua mentre preparo nella mia tavolozza in ceramica il blu di Prussia. Con la pennellessa lo spargo con movimenti verticali e obliqui per dare la sensazione dei raggi del sole fra gli alberi. Lo applico un po' ovunque, lasciando libero però l'albero. Essendo il tema di questa challenger il colore viola, ne prendo un po' e lo faccio gocciolare sul foglio ancora umido, lo spargo e lo lascio fondere con il colore di base. Mentre è ancora umido, con la pennellessa pulita e semiasciutta, realizzo i raggi del sole, levando il colore con tratti energici obliqui. Ripasso più volte perché il colore umido tende comunque a spargersi, quindi insisto, finché non si stabilizza. Sul prato dipingo con del verde intenso e subito dopo spargo del sale grosso, soprattutto nella parte bassa del dipinto. Intanto che si asciuga, preparo la carta trasparente, accartocciandola per bene. Dopo aver levato il sale molto delicatamente, preparo sulla mia tavolozza del verde. Prima però di applicarlo sul foglio conviene sempre fare una prova, anche per scaricare l'eccesso ed evitare di creare pozzanghere. Passo il colore picchiettando per creare il fogliame. Applico insieme il verde e il viola e lascio che si mescolino tra di loro in maniera casuale sul foglio. Per il cespuglio invece che sta alla base del foglio uso un pennello da calligrafia cinese, spruzzo dell'acqua e poi applico il colore e naturalmente lui si posizionerà dove ci sono le goccioline, creando l'effetto del fogliame. Ecco, questa è una tecnica che uso spesso per le foglie, oltre che appunto la carta trasparente. Ora è arrivato il momento di dipingere l'albero, con l'indaco. Procedo in negativo per le zone dove l'erba sta davanti.
a dipinto asciutto con un colore più intenso, procedo nel dipingere le parti in ombra. Ora vi mostro come ottenere un verde vescica, partendo da un verde brillante e poco naturale, che sinceramente uso anche poco, però devo consumarlo, anche perché il mio verde vescica nella tavolozza sta finendo e quindi voglio sfruttare anche gli altri verdi. E come faccio? Lo unisco all'arancio di cadmio. Ne preparo un bel po' perché me ne servirà abbastanza. Vedete, sta già cambiando, ma serve ancora un pochino di arancione. Ecco qua, finalmente ci siamo. Mi servirà per dare un po' di calore all'albero e il verde vescica è un colore che adoro, è un verde caldo bellissimo. Ora, potete notare che i raggi del sole, sono poco evidenti, dato che appunto ho scurito l'albero in primo piano, quindi, intensifico appunto questi raggi con del bluciano, ovviamente, dopo aver inumidito il foglio. Proseguo poi con una mescolanza di blu di Prussia e violetto per intensificare le ombre e creare più contrasti in tutto il dipinto. Bene ragazzi, eccoci finalmente a dipinto finito. Spero che vi piaccia e che il mio tutorial vi sia utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e condividete il mio video. Ciao!